in macchina, in aereo, a piedi. Oggi si parla di libri di viaggio, magari senza spostarsi da casa. Ma prima di tutto vorrei dare un benvenuto a tutti i nuovi iscritti, perché ultimamente siete stati in tanti. Grazie mille per esservi iscritti al canale, che lo abbiate fatto ieri o ai tempi della preistoria. Grazie mille per essere qui e guardare i miei contenuti. Partiamo dai libri di viaggio e vorrei farvi vedere prima di tutto il libro che mi ha dato l'ispirazione per questo video. Un libro che è arrivato di recente in questa casa, ovvero Viaggiare in poltrona, che è uno dei libri fotografici della Lonely Planet, nei quali loro mostrano, vabbè, delle destinazioni, magari partendo da telefilm, ecco appunto mi è cascato proprio CSI Miami, oppure dei libri, dei film. Potete vedere come loro fanno questi libri fotografici che io amo tantissimo, e l'ispirazione proprio per questo è viaggiare con la musica, con i film, i telefilm oppure con i libri. E quindi io oggi vi vorrei parlare di alcuni libri che mi hanno permesso di viaggiare comodamente seduta sulla poltrona di casa mia o sul sedile del tram con cui vado in ufficio. Partirei da un super grande classico e ve lo voglio far vedere perché magari non tutti voi lo hanno letto e molti lo giudicano un romanzo di cui sanno già tutto perché ci sono state fatte innumerevoli trasposizioni cinematografiche, cartoni animati, telefilm, insomma. Ma chi più ne ha più ne metta, stiamo parlando del Giro del Mondo in 80 giorni di Jules Verne, che è appunto uno dei prototipi dei romanzi di viaggio. La storia ovviamente la sapete tutti e si tratta di un uomo inglese che fa una scommessa. Secondo le moderne tecnologie si può fare il Giro del Mondo in 80 giorni e lui parte appunto per questo viaggio per dimostrare ai suoi amici scettici che questa cosa è possibile, scommettendo tutte le sue fortune per vedere se ci riuscirà o meno. È un romanzo molto divertente perché è anche, se vogliamo, una presa in giro degli inglesi che girano il mondo senza guardarlo. Ovviamente si tratta di un punto di vista francese dell'Ottocento e infatti Fogg, che è il protagonista di questa storia, si imbarcherà in questo giro del mondo senza mai scendere dalla nave, dal treno o comunque da qualsiasi mezzo di trasporto che lui stia utilizzando per fare questo giro. Tutti i viaggi verranno fatti e vissuti veramente da Passepartout, che è il suo maggiordomo, che sbrigherà le commissioni per lui e si caccerà in mille avventure, mentre Fogg continua a rimanere seduto al suo posto tranquillamente a giocare al suo preferito gioco di carte. È un fantastico romanzo di viaggio, di avventura. È vero che le cose sono cambiate tanto in questi ultimi 150 anni, più o meno di 150, però più di 100. Tuttavia spassosissimo, e se non lo avete letto vi consiglio di farlo. È sicuramente un libro perfetto da leggere anche in vacanza. E se anche lo avete già letto, per me questa è stata una rilettura e me lo sono goduto adesso come me l'ero goduta da ragazzina, per cui assolutamente consigliatissimo, anche se appunto è molto conosciuto e forse anche quasi troppo sfruttato. Partiamo invece da un romanzo che non è esattamente nato per essere un romanzo di viaggio, ma è una sorta di romanzo di formazione. Last Days of California di Mary Miller è la storia di una famiglia che si imbarca in un viaggio per arrivare in un certo punto della California, dove in teoria dovrebbe accadere la fine del mondo. Sono due genitori di questa religione, un po' setta religiosa bislacca, più le due figlie adolescenti. Questo è appunto un romanzo di formazione che però si snoda on the road. Mostra questa America dei motel che è tutta uguale ed è un grande percorso all'interno del cervello di questa ragazzina adorabile, molto intelligente, che non sarà la stessa di quando è partita, come anche sua sorella non sarà più la stessa da quando è partita. Quindi una sorta di viaggio rivoluzionario, anche se era partito con dei presupposti completamente diversi. Ovviamente la fine del mondo è un flop e questo non credo che sia uno spoiler per nessuno, tuttavia appunto per loro è come se ci fosse davvero la fine del mondo, nel senso che da bruco o da crisalide si trasformano in splendide farfalle dal punto di vista della crescita mentale e anche del loro rapporto tra sorelle. Un bellissimo romanzo che appunto mostra questa America dei motel tutti uguali, la strada, i benzinai, e ci mostra appunto quella America poco patinata, anche se siamo in California. Un romanzo di viaggio invece molto più appartenente al suo genere, Wild di Cecil Strayed, Cheryl Strayed, scusate.
Questa giovane donna che vede la sua vita andare in frantumi per tutta una serie di accadimenti e che quindi per riprendere in mano le redini di se stessa decide di affrontare a piedi la Pacific Crest Trail senza nessuna vera preparazione nel trekking, portandosi dietro uno zaino gigantesco, senza esperienza, completamente sola. È la sua avventura attraverso questa catena montuosa che attraversa la parte ovest degli Stati Uniti, che appunto si affaccia sul Pacifico. Un romanzo anche qui di viaggio a piedi, di formazione, perché anche lei non sarà la stessa persona che è partita, che attraverserà diverse avventure anche molto pericolose, che ha sopravvalutato le proprie forze, però una donna che è appunto molto coraggiosa e che non sarà la stessa di quando è partita, era una donna a pezzi, dopodiché sarà una donna che ha ripreso in mano le redini della sua vita. Dei panorami splendidi che lei ci racconta e che sono stati trasferiti su pellicola con un film, anche questo abbastanza recente, e che ha portato alla ribalta il libro in Italia. È una storia vera e assolutamente consigliata, perché non è soltanto una storia di un reportage attraverso queste montagne, ma lei scrive molto bene e ci mostra la sua vita anche tramite i libri che si era portata appresso. Vi dico anche che io seguo una YouTuber di viaggi che proprio dopo aver letto il libro e visto il film sta facendo adesso con il suo fidanzato la Pacific Crest Trail. Ovviamente la sua è una preparazione diversa e non è da sola, ma è lì proprio in questi giorni. Per cui, se volete, vi lascio il link del suo canale qui nell'info box e potete andare a vedere con i vostri occhi come va questo trekking. Vi menziono, anche se ne ho lette poche pagine e devo ancora riprenderlo, una passeggiata nei boschi di Bill Bryson, che invece affronta il cammino nella parte opposta degli Stati Uniti, ovvero sugli Appalachi, che sono sulla costa est. Lui affronta questo viaggio anche lui con una preparazione molto scarsa e per di più tirandosi dietro un amico che è sovrappeso, incapace di camminare, nel senso che non ha mai fatto un vero trekking in vita sua e forse neanche del campeggio, che non fa altro che mangiare merendine e che forse ha anche qualche guaio con la giustizia. Vi immaginate tutti questi ingredienti mescolati al loro terrore dei boschi, agli incontri strani che loro fanno. Il libro in sé è veramente molto spassoso, o quantomeno era veramente spassoso fino al punto in cui ero arrivata io. È anche una sorta di libro enciclopedico, nel senso che qua e là racconta la storia del cammino, di quando è stato costituito, quanto è lungo, quanto ci vuole per farlo, chi lo ha affrontato per prima, eccetera, eccetera. Per cui è sia una storia di questa loro passeggiata nei boschi, come anche un libro che può dare delle informazioni molto utili su questo percorso, anche se suppongo che sia in parte superato, perché non so di che anno era, però non è stato pubblicato di recente. Se avete voglia di farvi appunto una passeggiata virtuale negli Appalachi e quattro risate, è un titolo che assolutamente io consiglio. È chiaro che non avendolo letto tutto non posso avere una panoramica completa, ma è nei miei obiettivi assolutamente di completarlo. E posso pensare che se continua su questo tono sicuramente spassoso lo rimane. E infine, per ultimo, un libro di viaggi che non è nato come libro di viaggi. Si tratta di Less di Andrew Sean Greer, premio Pulitzer nel 2018. È la storia di un uomo che, per sfuggire all'invito a un matrimonio, accetta una serie di inviti in tutto il mondo per andare a fare conferenze, partecipare a premi letterari, fare corsi di scrittura creativa, insomma di tutto pur di levarsi da questo impiccio. Quindi, appunto, lo vediamo affrontare Parigi, Torino, l'India, il Messico. Tutto con questo suo modo di fuggire dalla sua vita, dai suoi fallimenti e da questo matrimonio al quale lui non voleva partecipare, perché lo sposo era stato suo amante per lungo tempo e forse tra loro c'era ancora qualcosa. Quindi, appunto, una sorta di viaggio come fuga, dove anche lui non è un vero esploratore dei paesi che sta attraversando, tuttavia qua e là ci fa vedere degli scorci di questo mondo, è assolutamente consigliatissimo. Anche questo è super spassoso, mi sono fatta molte risate. Bisogna vedere ovviamente se voi condividete questo senso dell'umorismo, perché questa è una cosa super personale. So che c'è gente che invece ha sbuffato, io invece mi ci sono particolarmente divertita. La scrittura è agile e brillante e quindi non ha vinto il Pulitzer a caso, secondo me.
Quindi appunto un altro libro spassoso che però è anche un libro di viaggi ed è anche un libro in cui il protagonista fa un bel viaggio attraverso se stesso, come tutti gli altri libri che vi ho presentato. Già che ci sono, vorrei farvi vedere anche tutti i libri di viaggio che ho comprato nel corso del tempo e che ancora non ho letto. Di alcuni di questi progettavo di farlo entro l'anno o comunque entro i primi mesi del 2020, in realtà speravo di farlo molto prima. Voi sapete che mi ero posta come obiettivo di leggere un libro di viaggio al mese e non credo di avercela mai fatta, per cui questo è un modo anche per me di farmi ricordare tutti i libri di viaggio che ho in casa e che ancora voglio leggere. Devo dire che di tutti ho ancora voglia di leggerli, anche quelli che ho comprato tanti anni fa, e quindi il desiderio di curiosare all'interno di questi viaggi non si è spento. Dunque, prima di tutto vi mostro i due ultimi entrati in casa, in Vespa e Brum Brum di Bettinelli. So che alcuni di voi li hanno apprezzati e altri invece li hanno trovati noiosi. Lui, appunto, è uno che in Vespa ha girato il mondo praticamente e sono molto curiosa di conoscere le sue avventure. Avevo comprato prima questo, ma in realtà il suo primo viaggio in Vespa è questo qui, per cui comincerò da qui a vedere i viaggi che lui ha fatto in Vespa attraversando da Roma fino ad arrivare in Vietnam. Con la sua Vespa, sono molto curiosa di sapere come ce l'ha fatta. Chiaramente non è una storia recentissima, se non sbaglio è ambientata negli anni 80, però è comunque sempre un modo affascinante di viaggiare. E anche questo, allo stesso modo, lui qui affronta degli altri viaggi fatti in Vespa e anche qui non vedo l'ora di immergermi nei suoi chilometri di polvere e di emozioni. Un libro che invece ho comprato di recente, l'ho comprato a Book Pride, non vedevo l'ora di leggerlo, ancora non vedo l'ora di leggerlo, ma purtroppo le letture si accatastano. Ultima speranza di Ferruccio Coniberti, che ho comprato a Book Pride, forse ve lo ricorderete, ed è la storia di un medico che si ritrova all'altro capo del mondo e attraversa tutta la parte ovest del Sud America alla ricerca di specie e animali, eccetera. Sicuramente una sorta di viaggio naturalistico, ma anche un viaggio di per sé, ambientato alla fine dell'Ottocento, un periodo di nuove scoperte scientifiche. Sono molto curiosa di vedere come viene affrontato questo viaggio, che credo che sia raccontato come un diario, ma non è una storia vera. Ve ne saprò parlare quando l'avrò finalmente letto. Questo sì è nei miei programmi di lettura entro il 2019 e spero di farcela. Un libro che è entrato in casa non so quanti anni fa. Scusate i rumori. E sempre per parlare di Lonely Planet, Fuori Rotta. Tony Wheeler è uno dei due fondatori della Lonely Planet. Qui in Fuori Rotta racconta una serie di viaggi che lui ha fatto in paesi magari turistici, ma fuori dalle rotte battute. Abbiamo appunto 8 viaggi. Lui è stato in Colombia, Israele, Palestina, e quindi tutta una serie di viaggi appunto. Magari che anche tanti di noi hanno già fatto, ma fuori dalle rotte più battute, come esattamente nella filosofia di Lonely Planet. Anche qui ce l'ho in casa da 4-5 anni, non mi ricordo più. Sono molto curiosa di sapere le sue impressioni di viaggio, perché lui è un favoloso raccontatore di viaggi. Io ho letto già un altro suo libro che era Across Asia on the Ship e vale la pena di leggerlo, secondo me. Ve ne saprò parlare, anche questo era nei miei obiettivi di lettura del 2019, spero di farcela anche qui. La pila aumenta. Un altro dei libri che era nella mia wishlist di lettura del 2019, anche questo è entrato in casa molto tempo fa, si tratta di Strade Blu di William Lesthit Moon. Anche questo è un viaggio attraverso gli Stati Uniti. So pochissimo di questo libro e non voglio saperne di più, perché a me piace immergermi nei libri e scoprire tutto quello che hanno da offrire pagina dopo pagina. Se lo avete letto, magari ditemi se vi è piaciuto oppure no. Questo qui era stato comprato non so quanto tempo fa, quando avevo nei miei obiettivi di lettura di leggere più libri di viaggio, e è rimasto lì in attesa del suo momento, che spero arrivi presto. Infine vi mostro il libro che è da più tempo, il libro di viaggio che da più tempo staziona nella mia libreria. Un libro che purtroppo temo non sia più trovabile ed è Passaggio a Teheran di Vita Sackville West. Lei faceva parte del gruppo di Bloomsbury o comunque era molto amica di Virginia Woolf, e in questo viaggio ci racconta, in questo libro ci racconta il suo diario di viaggio fino a Teheran ai suoi tempi, quindi negli anni 20,
quando per una donna non doveva essere facilissimo viaggiare e soprattutto la rotta per la Persia di allora non doveva essere la più spianata del mondo e sicuramente non ci è andata in aeroplano come faremmo tutti noi se ci dovessimo andare adesso. Sono molto curiosa perché sicuramente ricostruisce un mondo che non esiste più e assolutamente la sua scrittura è straordinaria perché avevo già letto un suo romanzo, mi era piaciuto moltissimo. Questo non so più quanti anni è che ce l'ho. L'avevo cercato tra i reminders di Amazon, ma stiamo parlando di 5, 6, 7 anni fa e finalmente spero che arrivi il suo momento quest'autunno, quest'inverno, magari quando sarà tanto tempo che non viaggio e avrò voglia di immergermi in qualsiasi altro libro di viaggio, soprattutto così insolito e così, se vogliamo, esotico. Raccontatemi voi se vi piace la letteratura di viaggio e qual è il vostro libro di viaggio preferito, se avete letto uno di questi libri e che cosa ne pensate. Il canale va in vacanza per un po' e vi lascio per le prossime settimane il video di Edimburgo che finalmente sono riuscita a montare e il video di Creta. Noi ci rivediamo alla fine del mese con Indie Books. Se volete vedere un altro video nel frattempo ve lo lascio qui e se invece volete iscrivervi al canale e non lo avete ancora fatto, questo è il pulsante per farlo. Noi ci rivediamo appunto alla fine del mese e nel frattempo buone letture a tutti!